Si chiama DURP, Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio, dal 2011 è realtà in provincia di Bolzano. L'obiettivo è avere uno strumento unificato che rilevi reddito e patrimonio per regolare l'accesso a contributi o prestazioni pubbliche sociosanitarie. L'erogazione del servizio è così la più equa possibile. L'assessore provinciale alla sanità e politiche sociali Richard Tainer, insieme al suo collega trentino Ugo Rossi, richiamano l'attenzione della popolazione su una novità di questi giorni. Il governo Monti sta pianificando di imporre alle amministrazioni locali, a partire dal 2013, l'ISE come analogo strumento di valutazione statale. Anche il DURP dovrebbe essere sostituito da l'ISE con notevoli effetti negativi. Il passo indietro è soprattutto da un punto di vista di contenuto. Abbiamo sviluppato un sistema, secondo noi, molto avanzato e raffinato, anche perché teneva già conto di molte esperienze passate, un sistema basato sul nostro territorio e sulle particolarità e un sistema nazionale, innanzitutto la debolezza di essere nazionale, quindi di non tenere conto delle specificità anche economiche del territorio, e poi proprio anche da un punto di vista di contenuto è un sistema estremamente rigido che non ha la flessibilità e anche il livello di dettaglio che abbiamo noi. Una serie di iniziative sono in programma a livello romano. La decisione di procedere insieme alla provincia di Trento nasce dal fatto di avere più potere di fronte alle decisioni del governo Monti. Noi siamo d'accordo se a livello romano viene modificato l'ISE, però quello che chiediamo anche è il rispetto delle nostre competenze, cioè che vengano rispettate le competenze della provincia autonoma di Trento e le competenze della provincia autonoma di Bolzano. Alcuni esempi per comprendere i possibili cambiamenti. Nel sistema DURP la prima casa è esente, ma non nel sistema statale ISE. Risparmi. Con l'ISE la franchigia è di solo 5.000 euro, mentre in Alto Adige, per le prestazioni come gli assegni familiari, c'è esenzione fino a 100.000 euro. Procedere insieme, come hanno deciso di fare Trento e Bolzano, è di fondamentale importanza. L'origine giuridica delle competenze è esattamente la stessa. Si tratta di difendere delle prerogative della nostra autonomia prima di tutto, ma si tratta anche di difendere un'attenzione, direi, storica alle politiche sociali, un benessere che comunque è diffuso nelle nostre province. Si tratta di difendere anche delle capacità, delle esperienze che abbiamo fatto, che vogliamo mettere a disposizione anche però del livello nazionale, a una condizione che però qui da noi resti tutto com'è. I due presidenti delle province si rivolgeranno direttamente al ministro Elsa Fornero. Un dato su tutti, a fine giugno sono state quasi 143.000 le dichiarazioni DURP rilasciate. In questi giorni sono stati pagati retroattivamente gli assegni al nucleo familiare della regione e della provincia a circa 17.600 famiglie in base ai nuovi criteri DURP.